Scusate se mi vedete un po' strana, ma è perché prima di iniziare a girare ho fatto 190 starnuti, perché so, c'ho l'allergia come al solito. Se sentite c'è il condizionatore, c'è l'aria condizionata accesa, calda, perché di là c'è Antonia Luce che sta facendo il riposino, quindi mi perdonerete se magari sentite i rumori di sottofondo, però la camera è fredda, quindi devo per forza tenere acceso un pochino il condizionatore, ecco. Allora, io direi di partire subito, ragazzi, perché io voglio far vedere delle cosine che ho preso che mi sono arrivate da poco da Shein, e ve le voglio far vedere. E poi, ragazzi, vi voglio far vedere due cosine. Personalizzate per i
vostri bimbi, oppure se vi servono dei fiocchi nascita, delle creazioni, ecco, personalizzate. Lei è veramente brava, brava, brava. E si chiama La Bottega degli Intrecci. Ecco qua. Non so se vedete. La Bottega degli Intrecci. Ho fatto questo bellissimo, bellissimo, bellissimo fiocco, ecco. Diciamo così, vabbè. Questa creazione, guardate com'è bella, fatta con questi lacci, e lei mi ha questi palloncini meravigliosi. Lei, io praticamente ce l'ho appesa in camera, dopo vi faccio vedere dove l'ho appesa, o comunque adesso vi faccio vedere mentre vi parlo la clip, vi mostro dove la tengo appesa. Lei mi ha detto quali colori sarebbero piaciuti di più, e io ho scelto il viola e il verde, tra l'altro, che sono i miei colori, tra i miei colori preferiti. Tra l'altro, questo verde è meraviglioso perché è tipo un verde salvia che io adoro tantissimo, ed è veramente bello, con scritto Antonia Luce. Dopo vi mostro sul muro bianco perché fa ancora più effetto. Grazie, perché lei me l'ha creato, però io chiaramente, siccome sono rimasta super super contenta, ve la straconsiglio, ragazzi, è veramente meraviglioso. Bello. Direi di passare a Shein, però le cose di Shein. Trovate tutto in info box per quanto riguarda i link delle cose che adesso vi mostro. E per quanto riguarda anche i codici sconto, il codice sconto che è attivo fino a fine marzo, lo potete usare su tutto come sempre. Allora, vi mostro due jeans, però ragazzi, non ve li mostro indossati perché mi vanno lunghi. Io sto prendendo una taglia in più di jeans perché, come sapete, sono a dieta e sto facendo attività fisica abbinato ad un'alimentazione sana, sperando di perdere questi benedetti 5 faticano ad andarsene. Semplice, a vita alta, bellissima. Mi piacciono i jeans semplici, niente di che, classici, e mi piace molto a me il jeans a vita alta e a zampa. Infatti, vedete, stretto e largo sotto, a palazzo, cioè no, non è a palazzo, questo è semplicemente a zampa. Ce n'è in tantissimi colori su Shein, con questo lavaggio classico jeans blu, jeans, è veramente comodo, elasticizzato, è super comodo, ma mi va lungo, quindi niente, lo devo per forza dare a loro. Semplice, pensare che io una volta in questi jeans ci navigavo dentro, adesso mi stanno, questo qua, bellissimo lavaggio, mi piace molto a me il jeans così chiaro, proprio quello stile anni 90, questo modello, va così e cade
adesso me ne sono rimasti tipo due o tre che sono orribili e dovrei buttarli via. Come mia sorella, la Shein ha comprato una marea di pigiami e mi piacevano molto. Io ho copiato il pigiama e l'ho preso anch'io uguale. Però l'ho preso verde, di diverso colore. Questo qua, praticamente, è tipo con questa fantasia così. Vedete? È largo perché a me i pigiami mi piacciono larghi. E anche vicino alle gambe io non sopporto i pigiami stretti. Per me il pigiama non deve essere di pile. Io odio i pigiami pesanti, mi danno troppo fastidio. E non deve essere stretto in vita. Essere stretto alle gambe perché dal nervoso mi viene di stracciarli, veramente, lo scherzo. La mia pazienza. Questo è veramente bello, eh. E vedete, tipo largo proprio. È molto molto bello. Da sopra è così. Poi su Shein ne trovate veramente tante varianti. È di questo verde che non so se mi sta bene. C'è anche lilla. Vedete con questa tigre sopra.
avviso dire ai ragazzi perché io ultimamente faccio delle cose di distrazione o perché la bimba mi occupa tanto spazio mentale, cioè io devo badare un po' a tutto, devo badare alla casa, alla bimba, devo pulire, devo cucinare, devo sistemare la bimba, devo fare video, devo prendermi cura del mio corpo, quindi devo ritagliarmi quel tempo per me. Vi dico solo che io stamattina ho aperto il frigorifero, ho trovato il pane nel frigorifero, il pan bauletto nel frigorifero. Non mi ricordavo che sono stata io a metterlo, cioè cose veramente che mi stanno facendo pensare. Faccio delle cose davvero di distrazione e poi non ricordo nemmeno di aver fatto. E quindi ci sono rimasta malissima e adesso sto cercando in tutti i negozi un cappello simile, ma non lo trovo. Questo ci somiglia. Non era niente di che, è un cappello stupido, classico, l'avevo comprato dai cinesi, ma comunque non sembra male. Questo qua costa pure pochissimo. Su Shein trovate davvero una marea di cappelli. Cos'è mai sto coso? Praticamente, vedete? Beh, queste sono le ventose. Praticamente, non so se vedete, è una sorta di angoliera, una mensola ad angolo che si mette in doccia e poi ci mettete i saponi e le robe. E io l'ho preso perché voglio sistemare un po' il bagno, perché il mio bagno non ha spazio e quindi ci tengo i detersivi tutti ammassati in una parte, gli shampoo da un'altra. È una palla ogni volta. Vorrei mettere questo coso ad angolo nella doccia oppure qualche parte del bagno e darci una sistemata. Costa poco. Lo trovate anche in altre varianti. Molto bello, lo devo far mettere. Adesso vedo con mio marito dove metterlo. Sapete, giro i video con la videocamera, cioè con la fotocamera che fa anche da videocamera, la luce e il microfono, questo qua. Oppure a volte, quando c'ho tempo, uso il microfono più professionale tipo Blue Yeti. Sì, penso si chiama così. Però ho visto in giro questo microfono e mi piace molto il suono attaccato al telefono, cioè mi piace molto come funziona. Questo microfono lo usa anche mia sorella e lei si trova benissimo. Mia sorella Anna, che anche lei fa video qui su YouTube. Vi lascio il suo canale qui in info box se siete interessati. Lei fa anche video ASMR e ha detto che è molto, cioè che è valido e l'aveva preso da Shein. E quindi vorrei provare anch'io a girare ogni tanto video con questo microfono. Però devo usare il cellulare. Quindi magari vi girerò dei video così, di prova con il cellulare e questo microfono. E vediamo come vengono. Sono curiosa. Adesso non so quando vi metterò questo video, penso domenica, quindi forse non è ancora carnevale.
cose simili. È veramente. Adesso vi faccio vedere. Penso che le sta anche questo un po' grande perché le ho provato il cappello e le va grande. Adesso vi faccio vedere. Ci mancano solo gli stivali con le rotelle, quelli lì tipo i camperos. Poi è una perfetta cowboy. Grazie per essere stati qui.